Allora, pronto, pronto, senta, posso cominciare? Posso, vai! C'è un telegiornale che mi piace perché... Che ne ha me, chi ragazzi? Mi fa stare bene anche se ora è dura, ahimè. Sistema di mondi di me prima. La prima trasmissione che non vede l'ora di spegnersi. Il nostro aperitivo contagioso è... Insieme ce la faremo. Allora, pronto, pronto, senta, posso cominciare? Posso, vai! C'è un telegiornale che mi piace perché... Che ne ha me, chi ragazzi? Mi fa stare bene anche se ora è dura, ahimè. Sistema di mondi di me prima. La prima trasmissione che non vede l'ora di spegnersi. Il nostro aperitivo contagioso è... Telequarantena 6TG. Che mi gusta di più. Con Damiano, Alessandro e... Total Mibus. State a casa e insieme ce la faremo. The king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. Buonasera, buonasera, buonasera. Benvenuti, benvenuti a Telequarantena. Oggi 3 aprile, 15ª puntata. Benvenuti a questa puntata molto caraibica. Hawaiana e anche un po' trentina, direi, perché quel cappello lì. Tipico del Trentino, questo cappello. Ragazzi, bigo fredda anche a 40 gradi. Serata piena di ospiti, ricca di informazioni e di tante cose divertenti, quindi... Ricordiamo che è venerdì, ragazzi. È venerdì, tiriamo duro, è venerdì. Esatto. Faremo come sempre la pausa sabato e domenica e poi lunedì torniamo, come sempre. Esatto. Avremo anche tutta la settimana prossima da fare, Non era prevista, noi subito all'inizio il decreto arrivava fino al 3 aprile. Siamo impegnatissimi. E adesso Conte ci ha aggiunto un'altra settimana. Grazie Conte. La dovremo fare tutta, cosa vuoi che ti dica? Bene, questa sera ragazzi abbiamo... È una puntata musicale. Anche questa. E abbiamo due ospiti. I primi due ospiti che abbiamo sono degli artisti, dei grandissimi artisti, maestri di musica. Anche. Esatto. E vi facciamo vedere un piccolo video degli Ukulele Radio Show. Eccoci qua, siamo collegati. Eccoci. Con gli Ukulele Radio Show. Abbiamo Riccardo Sgavetti e Massimo De Mattei. Benvenuti a Telequarantena. Benvenuti. Oh,
Allo a vosotros. Allora, ragazzi, avete messo su della musica bellissima, che roba era? Era roba tipo fatta con l'ukulele. Sì. Ah, ma voi andate a ricercare cose particolari. Lei per caso ha un ukulele? Migliori, grande, grande. Io ho un ukulele di oro massiccio. Oibo. Okay, insomma. Io, guarda, le posso far vedere una washboard di acciaio massiccio. Washboard? Giorga l'assa dall'aver. Esatto. L'assa dall'aver che è diventato uno strumento musicale. Sì, perché voi siete il vostro duo è un duo, quindi siete in due, perché se è un duo, se fosse un trio, si sono in tri, ma è un duo. E in due. Bravo, Ricca, io farei un applauso, Io farei un applauso per questa complimenti, cosa. Senza la battuta, oh. Grazie. Grazie. Andiamo, sentite, scroscianti, applausi scroscianti da casa. Lo Sere si è alzato. Allora vi vorremmo fare una breve intervista per raccontarci del vostro gruppo musicale mostruoso, perché io ho anche il vostro disco, so che non è l'ultimo disco, ma ho il vostro disco a casa e mi piace tantissimo, dove ci sono tante canzoni, e tra le quali c'è anche... Una più bella dell'altra. Come? Una più bella dell'altra, dillo. Ovvio. Una più bella dell'altra. Ovvio. Io sono molto legato a una vostra canzone che è forse la vostra canzone simbolo, a Wanagana, o sbaglio? Wanagana, che guarda, sinceramente non era neanche stata preparata questa canzone. No, infatti. Cioè, assolutamente, ma perché io giro con i cartelli con scritto Wanagana tutta la giornata. Sì. E ce l'hai sempre lì, così per caso. Diciamo che io sono il bello del gruppo, lui si occupa delle cose pratiche. Aspetta un attimo, Ricca, io chiamo anche gli ospiti. Non so se notate, c'è tutte le televisioni estere che abbiamo. Sì. Che sapevano che avremmo avuto questa diretta, quindi sono intervenuti. E abbiamo la BBB, la DDT, la CCC. E poi abbiamo Schio TG24, perché Sky non è potuto venire. È venuto Schio TG24, che non è male. È una gran televisione. E Riccardo, tu ci chiami da Castelnuovo, giusto? Castelnuovo sotto? Sì, Newcastle Down. Mi chiamo da lì, sono in ritiro nella mia villa che ho comprato con i soldi della SIAE di Wanagana. Ah, adesso abbiamo capito. Il primo assegno. Il cavallo di battaglia, Solo col primo assegno, penso quando arriverà il secondo. Mentre invece Massimo... Io sono in diretta da Fabbrico, nella casa che ha comprato Ricca con i guadagni di... Io a Wanagana sto pagando l'affitto. Vabbè, però ci amiamo, ci vogliamo bene. Perché c'è da dire che Wanagana è stato disco dell'anno per 4 giorni. Ah, beh, 4 giorni intensi però. E quindi SIAE che va su. La butta su, 4 giorni. Ma... E dopo ce la farete sentire a Wanagana, anche se siamo collegati via Skype, so che è difficile, ma... No, ma noi abbiamo studiato tutta una cosa per cui... riusciamo a suonare asincrono e anche molto bene. Benissimo. Ma quanti anni sono che suonate insieme? Insieme? Allora, abbiamo cominciato in terza media. Voi due in terza media? Noi due abbiamo cominciato in terza media e abbiamo fatto... 3 anni fa. Abbiamo fatto due carriere talmente sconvolgenti che siamo ancora qua a suonare insieme. Ottimo, da Pischelli. Il fatto è che ci stiamo ancora chiedendo, ma perché non abbiamo fatto successo? Questo è quello che ci domandiamo tutti, infatti. Perché uno di solito dice, ma sai, ho cominciato con lui, poi mi hanno chiamato i Rolling Stones, poi dopo ho fatto un tour con Sting. No, sono 13 anni che io mi ciuccio questo personaggio qua. E non riesco a staccarmi, non riesco a diventare, cioè a fare il passo. Invece a fare il passo, Riccardo, lo so, ti capisco, del resto anch'io, sono messo nelle stesse condizioni con lui, più o meno. Scadavonga la sua condanna, ragazzi.
siamo messi nelle stesse condizioni, ma io so che voi però fate canzoni in inglese e anche in francese, se non sbaglio. No, noi facciamo anche in tedesco, abbiamo un po' di lingue da sfoderare, diciamo. In tutte le lingue del mondo, perché tanto, voglio dire, ce le inventiamo, cioè non è che possiamo cantare in tutte le lingue del mondo. Non è che... Pensa a te, in tutte le lingue del mondo riescono a cantare. Beh, forse, voi fate paura, ragazzi. Cioè. La gita la studia, lingue, par piacere, scottiglio, culele, gledmei, voilà. No, non avete capito. No? Tutte le lingue del mondo contemporaneamente. Ah, contemporaneamente? Addirittura. Cioè, un cocktail certo, di lingue. E tu, Riccardo, se non sbaglio, insegni anche musica ai bambini e ai ragazzi, giusto? Sì. No, insegno musica? No, nel senso che insegniamo musica tutte e due, ma vorremmo tenere segreta questa attività perché... Cioè, dopo perdiamo allievi. Ho capito. No, no. Cioè, noi quando andiamo a fare lezione abbiamo lo smoking. Cioè, sbarbati. Beh, noi non ci siamo mai visti, non abbiamo mai detto niente allora. No, quindi i bimbi non ci riconoscono, capito? Certo. Poi dopo, quando l'arte chiama, quindi facciamo un appello. Trasformiamo e diventiamo normali. Facciamo un appello ai nostri allievi. Ciao, non siamo noi. Ciao, non siamo noi, non sono loro da casa, quindi non preoccupatevi, non sono Riccardo Sgavetti e Massimo De Matteis, sono... No, ok, sono... grazie, sono gli occulti. Vabbè, nel frattempo alla vostra. Noi ci siamo auguri. Cin, noi cin. Ci siamo conosciuti alla Maialata, che avevate un palcoscenico mostruoso, meglio di quello dell'Ariston. Sono belle cose, fatto, bei momenti. Non avevate mica fatto costruire il porticato per noi? Sì, anche. Quello era stato fatto fare apposta per voi, appositamente. Ma Massimo, so che tu sei il percussionista, lui suona l'ukulele e tu sei le percussioni. Sì, le percussioni, se le vogliamo chiamare così, dai. Sono delle percussioni, sì. In qualche modo, tu lo sai, no, che tutti gli oggetti suonano. Sì. Quindi... L'idea di usare delle percussioni, l'idea del gruppo è anche un po' questa, usare anche materiali di riciclo per riuscire ad ottenere dei suoni. Tipo, senza volere avevo qua proprio, perché io giro sempre con questi strumenti, questo per esempio è una zucca, no? Sì. Si vede che è una zucca, ok? Sì. Che io ho trasformato in uno strumento sudamericano che si chiama ghiro. E il suono è una cosa del genere, tipo, no? Vai! Hai visto? Pensa, a golor che sono pizzucchi e io metro... E non mi sono edi! Pensa che... Però anche succhi e succhi, eh? Non è che uno si alza la mattina, pianta una zucca da tortello e fa lo strumento. La cosa bella è che sono tutti suoni orrendi e inservibili. E io... Devo riuscire a cantarci sopra. E le mie pagine. Cantarmi tutte le volte qualcosa, perché lui, cioè... Ah, l'ascella! E io devo stare lì a fare le canzoni. Allora, ragazzi, cioè, Ricca va a comprare gli strumenti nei negozi di strumenti musicali, io vado a comprare gli strumenti tipo nelle pizzerie. Ok? Quindi... così. Quindi ci arrangiamo un po' con questi suoni. Però vediamo che funziona abbastanza bene. Quelle 3 o 4 persone le abbiamo sempre. Che sono sempre le stesse. Beh, i nostri 10-12 dischi all'anno li vendiamo. Io mi sono vestito a tema, sapendo che c'era gli ukulele Radio Show, ho cercato di mettermi un abbigliamento un po' da anch'io, ukulele, anch'io, da ukulele vedete, stile anch'io. Hawaiano, che lui è ukulele sovietico, insomma tutti comunque ukulele. L'ukulele sovietico è la balalaika. Sapete che noi, oltre alle nostre canzoni, proponiamo delle rivisitazioni, no? Sì. Non si possono chiamare cover, perché sono rivisitate. E noi siamo l'unico gruppo al mondo a coverizzare un artista di Mosca che si chiama Piotr Neilich, che anche lui canta in finto inglese, quindi ci siamo trovati fratelli con Piotr Neilich. Compagni, mi sono trovati compagni. Ma pensa. Compagni con Piotr. Ma pensa a te. E lui, quando ha sentito la nostra cover,
ci ha mandato un messaggio vocale che diceva voi l'avete capito. Ma noi allora ragazzi, io farei un applauso a Ricca per questo russo. Per questo russo che ha sfornato, allora prima ha di sfornato un pezzo. Quando noi l'abbiamo sentito abbiamo detto: ma siamo noi. E invece era Piotr Nelic, e quindi siamo compagni di sfighe. Guarda, prima di sentire il vostro bella pezzo, facciamo un attimo una prova audio se si sente bene. Cioè, voi sentite, ci sentite bene? Sì. Ma ogni tanto va anche più veloce, poi si ferma. No, si sente bene. No, sì, è internet che la va su e so, dipende da. Dipende dalle varie dirette che ci sono di dirette in giro. Quindi Facebook è un po' altalenante. La diretta però adesso, cioè, è una cosa nuova, è una novità, Sì, sì, sapevi? Non la fa nessuno adesso. Fa nessuno, quindi siete stati bravi per avere quest'idea. Ho beccato un'idea. Applauso. Solo leggermente, siamo leggermente fuori sincrono, tipo coi rumori, vedi? Sì, solo però quello lì che cambia un po' le cose. Comunque, pensi che le sue mani arrivano dopo? Basta. Io vado. Ce la faccio. Allora, ragazzi, avete bisogno di due conduttori seri. Provi a fare una trasmissione seria o no? Stiamo cercando di mantenere il più possibile la serietà. È difficile. Forse il cappello. Cosa ha detto? La plomb. Una certa plomb. Aspetta un attimo. Wikipedia. Ma anche loro inventano gli inglesi. Guarda che vado a vedere. Ah, plomb. Ok. Termine coniato. Ok. Da una trasmissione in diretta. Okay. Grazie. Bene, allora. Cioè, cognato nel senso che sono figli, ha sposato la sorella. Esatto. Possiamo sentire loro un assaggio della vostra... Io devo andare in bagno un po'. Della vostra canzone A Wanna Gana? Sì, cioè, volevo spiegare un attimo. In diretta o in playback? No, noi siamo assolutamente dal vivo, allora... Noi cercheremo di fare a Wanna Gana in due a distanza, riuscendo a coordinarci. Molto okay? Bene. Il maestro ha 18 microfoni, quindi chi sarà un che funziona, no? A voi dire. Allora, a Wanna Gana, il cui testo è un gramlo, in questo caso inglese, ma noi possiamo avere un gramlo di qualsiasi lingua. Ovvio. È un pezzo proprio scritto talmente bene... Per cui dal vivo la gente ci infastidiva perché lo cantava. Allora noi abbiamo inserito in mezzo al ritornello dove tutti cantavano una pausa. Sì. Ecco, in modo che la gente non riesca a imparare il pezzo. Ok. Perché quando tutti cantano, voglio una vita, dopo l'artista un po' sta male. Invece noi per sganciarci e per non diventare troppo famosi, perché altrimenti avremmo perso la nostra giovinezza, abbiamo fatto un ritornello cantabile ma incantabile. Va bene. Ok, allora. Sentiamo. Maestro, batta 5. Batto 5. Batti lei. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 e... Mississippi, I wanna get out. Sex and drug and rock and roll. But to worry, everybody. Blues way shoes. McDonald's, Trump, Casablanca, Future.
tutta il cool della Louisiana. E sfido sempre l'Alabama, sfido manca un po' i marò, americani o giugher o singer song. Tutti a wanna, gana, 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 wanna. Gana, wanna, gana, wanna, gana, wanna, gana, wanna, gana, wanna, gana, le tropicana, yeah, hey! Grazie per questa awanaganata, che la lingua è l'awanaganese, giusto? Questa è awanaganese, esatto. Che bella canzone, ragazzi. Grazie mille, un applauso. Grazie. Del Radio Show. Si sentivano i miei strumenti, ragazzi? Sì, 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 benissimo. Tantissimo. Sincronismo perfetto. Sincronismo perfetto, probabilmente grandiosi, fantastici. E vi vorremmo ospiti sicuramente... Vi vorremmo ospiti a un'altra puntata, sicuramente. Mettetevi in fila perché noi facciamo circa dalle 12 alle 14 dirette al giorno. Porca vacca, ragazzi, più voi di Conte. Ah, sì, esagerate. Sì, guardate le televisioni che ci sono venute a sentire, a intervistarci. Finito la, qui, DVD, abbiamo la DDT. Abbiamo la DURSO sì, in inglese. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Avete la DURSO subito dopo. Bene, subito allora vi lasciamo. Vi lasciamo andare, dovrebbe, vi lasciamo andare, forse raga. Dovremmo entrare, forse dovrebbe entrare anche dentro la casa del Grande Fratello. Ah, forse. VIP. Oltretutto. Va bene, va bene. Non mi fate scappare niente. Non vi si è neanche visto che siete a casa in mutande. Quella vedendovi così non ci siamo neanche accorti. Il pubblico da casa non se ne è neanche accorto. Ah, beh, abbiamo le altre webcam sotto. Se volete le attiviamo. Giriamo. No, dai, va bene così, ormai l'abbiamo sfangata, dai, finiamola così. No, dopo ci emozioneremmo troppo. Va bene. Grazie, ragazzi. Ragazzi, grazie a voi. Grazie a voi, ragazzi. Ukulele Radio Show. Un applauso all'Ukulele Radio Show. Andate a comprare il loro disco. Ciao, amici. Ciao. Venite duro. Ciao. Ciao, ciao. Alla prossima. Bene, siamo tornati. Dato che adesso siamo tornati in studio con gli Ukulele Radio Show, abbiamo preso questo ritmo un po' wanaganese, hawaiano. Esatto. Adesso ci sembra proprio il momento di un po' di. Un po' di zumba? Un po' di zumba, di quella che si, risveglio muscolare, sì, sì, come sì. Si fa in spiaggia. E abbiamo Lauro Comastri e Elena Tirabassi che ci sono maestri di zumba. Laureati in zumbese. Dalla loro spiaggia nel salotto hanno girato questo piccolo video di zumba. A voi dalla regia. Con la zumba della macumba, bala la rumba, bevi la bumba. Con la zumba della macumba, bala la rumba, bevi la bumba. Ma guarda quanta ceccia che c'è! Tira via la ceccia! Ma guarda quanta ceccia che c'è! Tira via la ceccia! Gira de za, gira de la, so col maneni. Nesa la zeni, gira de za, gira de la, so col maneni, nesa la zeni. Ma guarda quanta ceccia che c'è! Tira via la ceccia! Ma guarda quanta ceccia che c'è! Tira via la ceccia! Con la zoom. Con la zumba, la chiappa s'allunga, gira de za, gira de la. Eccoci qua, collegati! Benvenuti a Lauro Comastri e Elena Tirabassi, direttamente da... Da dove chiamo? Da dove è? Sono in spiaggia loro. Vedo che anche voi avete brindato, avete bevuto prima di collegarvi. Avete fatto degli spritz?
Sì, perché insomma il mare allora tolto. Direttamente dalla spiaggia si chiama. Ma scusate, ma il mare dove? Che tu c'era? Il mare dove? Come? Ah, siamo qua, abbiamo una giornata intera a divano marittima. È una cosa speciale. Abbiamo speso quasi niente. Guarda. Una giornata passata con pochi euro. Divano marittimo, ah, molto bello. Risparmio. Siamo al risparmio. Sì, sì, beh, avete fatto bene, ma è bellissimo il mare che avete dietro. Divano marittimo è veramente un bel sito. Una località marittima bellissima, devo dire. Guarda, son che... Sì, sì, sì. Riesci a recuperare la diretta, Leo? Sì, è già ripartita. Perfetto. Siamo tornati? Siamo tornati, siamo tornati. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Eccoci, Laura, Elena, ecco, bravi. Si stanno mettendo la crema, giustamente, per non scottarsi. Lui deve fare paroli incrociati. Cosa deve fare lui, scusa, Elena? Parole incrociate. Se no, vado a finire un attimo, perché se no stai bene. Dunque, sei romano, due lettere. No. No. Ditemi a romano. No, questa, no. Okay. Dai, su, la diretta va avanti, eh? Su. Organo genitale maschile, quattro lettere. Oh. Enorme. Aghesta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 ghest
L'Ungheria. È giusta, giusta. Giusta, ecco lì. Ecco. Boh, messo in mia geografia. Boh, e che lupo, vabbè. Finisce quando muori. Finisce quando muori. Al mutuo. Sei Eva, me. Sei Eva. Boh, finì. Oh, mi fa piacere, scusate se vi abbiamo disturbato proprio in questo momento che stavate, vi stavate rilassando con la settimana enigmistica. No, ma no, anche io ho un problema perché prima gli ho fatto la zumba, no? Giusta. Adesso andrò a cantare un po' l'ukulele, a buona gara, e poi dopo andrò a fare un tuffo. Facciamo un po' di snorkeling. Snorkeling, in la doccia. Bravi, secondo e continua a spostarsi perché credo che manca Ferragosto con me che dente, facci, infatti guardate anche noi che ci siamo preparati, bravi voi che ci avete la crema, a me mi scotta sempre, non è difficile, prendi soli, c'è da stare attenti, Boh, avrei dire una voce che le come, perché se a rumore dal mer alzi il volume, esatto, si sente lo scrosso delle onde, alzi il volume, ok, posto. Più da sé, con 10 euro te la posto. Al risparmio, giusto? 10 euro proprio a spenderne di mondi. A Dergni. Scusami, puoi far sentire un po' di più? La crema le lampa c'è. Anche la però va bene gli stessi, va bene. Ma tengo il cappello su un protetto. Adesso non è che andiamo a fare un po' snorkeling. Guarda se fa. No, adesso noi andiamo avanti con la trasmissione e volevo chiederti, Elena, se mi facevi sentire un po' meglio il rumore del mare, dato che quest'anno me lo dovrò immaginare il mare, almeno. Con molto piacere, aspetta, Silenzio. Si sente lo scrosio? Sì. Si sente. Vacca che bella, si sente. Si sentono persino le cozze, si sente anche l'impepata di cozze che c'è dentro, guarda. Mancherebbe solo un mojito. Esatto. Boh, ragazzi, noi brindiamo a telequarantena, ragazzi. Grazie, ragazzi. A voi, alla vostra. Brindiamo con la mucchina. Un brindisi a voi. Un brindisi con la mucchina. Grazie, prendete esempio da Laura e Elena. Ora... li salutiamo, ci vediamo la settimana prossima, ragazzi, saluti dal Divano Marittima. Ciao. Saluti a Divano Marittima, grazie ragazzi. Ciao ragazzi. Bene, rientriamo e ora dobbiamo mandare applauso a Laura ed Elena. Esatto, scusate, un applausissimo. Mandiamo dei video, dico bene, ne abbiamo ben 4. Beh, ne abbiamo 3. Tre video abbiamo dei video, alcuni video dei nostri ragazzi, bambini, ragazzi dei nostri corsi che hanno preparato
due cosine molto carine. Ogni giorno ve ne facciamo vedere qualcuno. Sono due i video. Sono due. Adesso vediamo Alice e Irene Castagnetti che hanno preparato un pezzo di Frankenstein Junior. Il cervello che mi hai portato era di Hans Delbruck? No. Bene. E ti dispiacerebbe dirmi di chi era il cervello che gli ho messo dentro? Lei non si è arrabbierata. No, io non mi arrabbierò. Abbi qualcosa. Abbi chi? Abbi Norme. Abbi Norme. Sono quasi sicura che è quello il nome. Quindi, tu mi vuoi dire che ho messo un cervello abnorme in un energumeno lungo 2,20 m e largo come un aramaio delle Ande? Canaia! Di suo gradimento? Sì, davvero, buonissimo. Faccio i complimenti allo chef. Certamente, sarà fatto. Chef? Sì? Hai degli occhi stupendi. Eccoci, ringraziamo Irene, Alice Castagnetti e ringraziamo anche Rocco Mussini direttamente da quel di Bibbiano. Bene, ora siamo arrivati a un punto della trasmissione molto speciale, molto teatrale. Come ben sapete, il venerdì è una puntata speciale, una puntata appunto teatrale, e come tutte le volte abbiamo un ospite che viene qui a trovarci direttamente in studio, pensate, nonostante la quarantena, e quindi abbiamo dovuto disturbare anche questa settimana lui, un vero cowboy di quelli cattivi, il cowboy della bassa direttamente da Praticcio City, John Alvacher. Mandiamo il video di presentazione. La pianura in Emilia è anche terra di cowboy. Qui i cowboy non vanno a cavallo. Loro non sono persone che si accontentano di un cavallo. Cavalcano trattori che di cavalli ne hanno ben più di uno, anzi, a centinaia. Quelli che vanno a cavallo qui sono chiamati i cavallari e fanno parte di un'altra categoria. Mentre i cowboy della pianura usano trattori potenti, in grado di spostare le case, ma loro li usano più che altro per zappare. La loro vita si divide tra campi, bestiame e letame. Non fanno duelli, ma chi ha lo spruzzone del sisso più potente viene riconosciuto a distanza di miglia e rispettato. Sfrecciano al galoppo per le carraie. E se hai un trattore vecchio e privo di potenza, ehi gringo, fatti da parte. Un vero cowboy esce la domenica con il vestito dalla festa e la brillantina nei capelli. Ma lo riconosci sempre quando sale in macchina, perché è l'unico che ha il muschio sulle portiere. Quando parli con loro stai ben attento a quello che dici, perché loro ne sanno ben più di te. Pragmatici, ermetici, sintetici, altamente realisti. E chiudono sempre i loro discorsi con un bel "Ivamola!" E gente tosta, veri uomini duri, cresciuti a latte e merda. Con un braccio ti salutano da lontano, anche se non sanno neanche chi sei, e continuano a sfornare rotoballe, cavalcando verso l'orizzonte. Eccoci qui, quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, niente po' di meno che John Alvacher! Un applauso! Benvenuto John, benvenuto, buonasera, benvenuto a Telequarantena. Buonasera a tutti, qui in acca in cima alla Tomana, con l'aperitivo, col bianchino a guardare la trasmissione. Esatto. Mi dispiace che goda a trasmettere da costù di chicca per un cantinè, da mettere con bottigli d'acqua una minerale,
Però niente, la televisione, che mia la Rai, che mia Amadeus, anche niente, mi contenterò di queste chi, che cosa, che Lenin, chi, col bacco, a fare col capoccia, ragazzi, ma avremo una trasmissione come si deve, ma che costa, non contenterò. Si fa quel che si può, si fa quel che si può. Beh, intanto, benvenuto, ma le volevo fare subito posso una domanda. Sedere? Prego, prego, ma si accomodi. Perché si accomodi. Sono appena arrivato da 4 ore di cavallo. 4 ore di cavallo? L'andava mia in covare, l'andava mia a cucer, ma... E volevo fare una domanda, signor Wacker. Mi dicono che lei è uno dei cowboy più cattivi, appunto, della contea, se non il più cattivo. Lei è cattivissimo, ma ci racconti un po'. Insomma, cattivo. A gol me carattere. Insomma, anche a me, ecco. In fin di conto sono un bravo ragazzo, eh? Cioè, sì. Mia poco sia... Ecco, guarda, perché... Ragazzi, mi ho fatto anni e volontariato anche. Volontariato? Per Bacco, ragazzi, ho fatto anni e per quando si era ragazzi, sì. Per arrotonder, andava sempre a scortare la diligenza. Ah, sì, la sì. Diligenza, quella con tutti i cavalli, la carovana, ecco, andava a scortare la diligenza perché spesso, di mondi volti, la diligenza andava attaccata da indiani. Dagli indiani, famosissimi indiani. Avevo scortato tutta la diligenza che portava i soldi da Santa Vittoria, dalla bassa, partiva da Santa Vittoria e arrivava in su a Castelnuovo di Muta. Ragazzi, dal Vitti, come dal Vitti, ragazzi, e puntualmente, quando c'era lì a livello di Ciano Denza, tac! Andiamo fuori indiani. Cattivi ragazzi, famosissimi indiani di Ciano. Famosissimi indiani di Ciano, ragazzi, andiamo in giro da Canosso Rossina con i cavalli cattivi. Me spen, ragazzi, me saietti volevano andare al frecci cafumea, ragazzi, mi scorte anni a diligenza. Quindi lei ha fatto proprio delle vere proprio battaglie contro gli indiani. Insomma, ragazzi, ce la racconti un po'. E siamo in TV una da battaglia che ho avuto contro gli indiani, che ragazzi. Una volta sono macchiato 3 contro 200. Ah? 3 contro 200? No, sono messo a me spiegare. C'era lì, c'era una scortella di diligenza, no? Sì. C'era a me pogherà anche a Sorboni, a guerra. Ah, beh, lui il Gheseipar, quando era fatto la baracca. C'era insieme a Sorboni a scortella di diligenza, ragazzi. E a un certo punto, ragazzi, insomma, attacché da India, insomma, che te 3 contro 200. 3 contro 200. Un lavoro. Dunque, mi ricordi messa fusiera, col giorno lì. Mi ricordi messa fusiera, ragazzi. Col giorno lì, io mi attacché a sparare a 6 ore della mattina. E io mi finì un'ora di zira, perché quando si spera bisogna cominciare buon'ora. Buon'ora, esatto. Ci sta mia tanti a pimplonare. Poi dopo, a 9 ore di zira, io mi finì, io mi sarei sui cioppi, insomma, andai a 6 in maniera Dio. La maniera è Dio, esatto. Ragazzi, stai una lavoretta, ragazzi, mi ricordo quel giorno lì che voleva dal palottoli da tutti i cantò, eh? Ma ragazzi, trick un tradosente, un lavoro da matto, a spareve con tutto quello che aveva un fusil sotto una lasena, al Winchester sotto cletra, poi aveva una rivoltella qui su Tasno che spareva, ragazzi, spareva che era dal palottoli, dal frecci che viaggiava da tutti i cantò, ma ragazzi, avevamo finito de scassi di munizione, forza di sparare quel giorno lì, ragazzi, se spareva a nera, finché a nera deve, ma ragazzi, trick un tradosente, Oh, un lavoro da matta, spareva e a un certo punto, ragazzi, avevamo finito i cartucci, li stiamo lavorando, a un certo punto abbiamo cominciato a tirare da Giaronedi, Parolassi, Scatarezzo, col caghera, a guerra, dai Savati, col caghera portate di masti, ragazzi, 3 contro 200, 6 contro 3, ragazzi, un lavoro da matta, appareva una guerra, una guerra. A giur, che a me, in tutta la mia vita, 30 anni, a xì cattivo, a io mai a te. Esatto, ecco. Ma con gli indiani, quindi, avete avuto altri incontri, avete avuto altre battaglie? Beh, guarda, la mia vita go anche di bella porta. Di bella porta anche, quindi. Sosté anche un po' in amicizia con gli indiani, perché mi ricordi che sosté catturè una volta, perché mi è successo tipo me balla con i lupi, me Kevin Costner. Ah, sì. Sosté catturè da indiani, a volte manca catturè, ma adesso no. Vengo con Nueter, che adesso fa vedere Nueter. Le spiegò, ma lui lavora, venna. Che... Ma mi si sdulla tutti lì che a un certo punto, dice, ragazzi, chi le finita? Lì mi sono visto passare davanti tutta la mia vita. Che ragazzi mi fanno fuori, mi fanno lo scalpo, poi dopo fanno la chitarra da suonare, quel del genere. E io dico, sintoma, io virta gli orecchi per cercare di capire cosa deve fra loro. Perché sì. Hanno che parlare, allora a smettere là, c'è una cletta, fa, aug, che bestia. Poi dopo arriva a cletta, ha risposto, aug. Poi non c'è manetra ancora, no, a parlare, dice, aug. Cletta ha risposto, auk, ancora. Insomma, a un certo punto, auk, la discussione, e parlava fra loro, e andava avanti per 10 minuti, no? Auk, 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 auk.
a un certo punto aveva la mano. Ragazzi, ho becca guida ma serra, ma prima cambiare argomento per piacere, esatto. Che spogliando davanti a sì, tutta basta, sera, ragazzi, ho becca guida ma serra, ma almeno. Discorso monotono, insomma. Ragazzi, è dura, ragazzi. Io a me che nella mia vita ho sempre avuto di amiche che mandano a me a sparare insieme a tipo Sorboni, che mi aiuta tanto, Sorboni insieme a lui. Spera, Sorboni, perché sì, quando si pistolero, quando si spera, se sta mia tanti lì a pimplonera, a conterra, al bar. Si spara, si spara, non si parla. E fanno vedere il film che i cicciare, mezz'ora, poi dopo si spera. Ma come tal vedo la faccia da Nessi che spera subito, no? Che esatto, tanti esatto. A pimplonera. Calmanile, cagai, per tutta la scena lì. Ascolta, a come la della notizia della Contea. A come la della notizia della Contea. Bene, dai, lanciamo fandere, le notizie dalla Contea. Prima che scimbi a Gocca. Beh, stia calmo. Senti. Beh, senti che la musica che va sempre a ballare a me quando va alla festa dell'Unità. Ah, giusto, in ballare. Quando è la festa della Contea, la festa dell'Unità va sempre. Allora, le notizie dalla Contea. Oggi abbiamo delle notizie notizissime, perché come adesso vedrete in sovrimpressione abbiamo il servizio a domicilio del Keller di Sant'Ilario. Qua vedete anche il menu un po' ristretto. Se volete informarvi meglio a riguardo, consultate la pagina Facebook del Keller. Al sabato è un servizio che parte domani. È un servizio che partirà domani, che giustamente è sabato. Poi esatto. Abbiamo tutti i numeri utili per le consegne a domicilio dei negozi del nostro paese, da quale è stato aggiunto anche il Ghiottone, pizzeria, ristorante Ghiottone di, che è specifico, che per il momento ha messo la consegna a domicilio solo per venerdì, sabato e domenica. Esattamente. Okay? Assicurati per la consegna delle pizze a domicilio. Poi abbiamo la spesa a domicilio organizzata dalla Prologo con i ragazzi del Praticcio Rocker, servizio riservato agli over 65, 0522 477 944. E poi abbiamo anche il servizio a domicilio di Sant'Ilario. Esatto, che sembrava giusto fare un bel gesto, mettere fuori i numeri anche degli amici di Sant'Ilario, esatto, sguarden in dimon di Sant'Ilario Calerno, che fa la foto col cellulare, che c'è tutti i numeri, anche la parrucchiera, cosa che è dentro, il domicilio. E consultate anche le pagine Facebook per informarvi a riguardo della consegna a domicilio di Sant'Ilario. Esatto, sulle pagine Facebook dei comuni è scritto. Per chiudere abbiamo una notizia importantissima che riguarda l'Avis di Gattatico, Avis e Atmo di Gattatico, che il 26 aprile saranno disponibili sia per su prenotazione per nuovi iscritti all'associazione Avis e Atmo per donare. Per prenotarvi sarà necessario telefonare al numero 340-095-9439. La giornata sarà domenica 26 aprile, riservata solo ai nuovi iscritti all'associazione. A me mi dispiace, ma posso mia andare a donare all'Avis? Perché sennò vi fuori la Ceres, invece dal sangue mi viene fuori la Ceres. Lui non ha globuli rossi, ha solo la Ceres. Ha della Ceres. Bene, dopo questa notizia importante direi che noi vi ricordiamo il nostro appuntamento a lunedì della prossima settimana, perché come sapete sabato e domenica riposiamo. Ma soprattutto ragazzi, con weekend qui, adesso che la puntata, a condividere, cioè me posso andare a sparare la gente a caga, a condividere, esatto. Cioè posso andare a massare tutto. Condividete la puntata sulla vostra pagina Facebook, consultate la pagina Facebook Fnil Bus Theater. Noi vi aspettiamo lunedì, sempre alle 18:30 in diretta qua su Facebook. Se voi ci siete, noi ci siamo. Noi ci siamo. Se voi ci siete, noi ci siamo. Ma se c'è, io ci sono. Vengo da sparare, Axon. Se che Sorboni, Axon. Se che Sorbon, Axon anche noi. Ma vengo, Sorboni. Buon weekend e ci vediamo lunedì, ragazzi. Ciao. Teniamo duro, quarantenati.